Che lei è al primo anno di categoria, tiene la Bancolini, la Donati sembra fuori dai giochi. Davanti la Bancolini, prova a entrare all'interno la Pollini, ma è difficile passare da lì. Vince la ragazza di casa! È stata ricevuta in comune dagli assessori Brunori e Cucchiarini la mezzofondista fanese Virginia Bancolini della Steph Stamura, che due settimane fa ha festeggiato il tricolore. La sedicenne ha conquistato la medaglia d'oro al Pala Indoor di Ancona, dove ha trionfato negli 800 metri under 18. Con un tempo di 2 minuti 13 secondi e 73 centesimi, Virginia ha firmato anche il record personale al coperto, regalando così una doppia vittoria e tanta soddisfazione al suo coach Fabrizio Dubini. Lo scorso 23 gennaio la giovane si era già distinta con il suo record regionale under 20 nei 1500 metri. Traguardi importanti, frutto di un duro lavoro ma anche di tanta passione per l'atletica leggera. Assessore, un orgoglio per la città di Fano. Assolutamente sì, anche perché Virginia è un nuovo tricolore, campionessa italiana negli 800 metri, questo sicuramente porta il nome della città a lontano e anche in una forma, voglio dire, di professionismo, perché naturalmente Virginia è una ragazza molto determinata, capace e che dimostra proprio con i risultati che lo spirito di sacrificio e comunque la grande passione per lo sport porta pure in giovane età a livelli molto ampi. Ecco, questo mi fa molto piacere perché Virginia è di Fano, perché è una ragazza che ha iniziato proprio ad allenarsi su questi impianti e poi naturalmente per si è trasferita, ma porta comunque il nome della nostra città e quindi siamo contenti. Virginia, che cosa hai provato quando hai tagliato il traguardo? Emozione unica, inizialmente non ci credevo, era qualcosa che sognavo da tanto, fin da quando ero piccola, adesso il sogno si è avverato e il prossimo saranno gli europei, quindi portare la maglia della nazionale. Speriamo bene, comunque intanto un sogno si è avverato. Ma quando è iniziata questa passione? È iniziata 6 anni fa, quando ero in quinta elementare, quindi quando avevo 10 anni, grazie alla mia famiglia, che anche loro da sempre hanno corso, facevano atletica, quindi mi hanno passato questa passione, questo sport, e adesso sono quella che lo sta, diciamo, un po' portando più avanti. Ma ora, in vista di questi importanti obiettivi, ti aspetta un duro allenamento? Sì, non mi sono mai fermata, neanche dopo gli italiani della scorsa settimana, adesso infatti anche tutt'oggi allenamento e si continua con i lavori duri e in vista delle prossime gare.